mi sentite, se mi vedete, anche perché mi sono spostato dall'ufficio in quanto con il discorso di ieri di Conte hanno chiuso tutto quanto, quindi giustamente non ci sarà più possibilità in questi giorni anche di andare negli uffici e quindi mi sono attrezzato un angoletto per poter essere con voi. Volevo semplicemente avere un feedback se riuscite, se mi vedete, se mi sentite, perché vedo ci sono un po' di persone collegate, però non riesco a capire se sono nel posto giusto. Fatemi vedere un attimino. Allora, qui dovrebbe essere live. Vediamo un po'. Sì, ok, siamo live. Eccoci qua sulla pagina. Bene, come state? Periodo difficile, molto molto delicato. Da oggi partiremo con una serie di live, di webinar, ogni giorno. Oggi inizio io, da domani avrò sempre un ospite che ci parlerà per il suo dominio di competenza di quello che possono essere, diciamo, gli scenari futuri di quello che è il mondo degli investimenti immobiliari, perché a tutti gli effetti ci saranno dei cambiamenti. Questo è ovvio. E quindi cercheremo insieme. Ah, tra l'altro mi sono dimenticato Instagram. Scusatemi un attimo, faccio partire anche da qua. Datemi solo un secondo, purtroppo qua non ho, diciamo, la mia attrezzatura normale e quindi rimango un po' a metà con le cose. Quindi vediamo se riesco a far partire così anche Instagram. Verifica della connessione, ora sei in diretta. Bene, siamo anche su Instagram, siamo su Facebook e poi condivideremo, diciamo, tutti quanti gli altri profili. Ok, così. Io non vedo niente. Domenico Bucci dice non vedo niente. Caspita, allora c'è un problemino. È solo un problema di Domenico? Forte e chiaro, dice Michele. Ok, Daniele, vedo e sento. Buongiorno, perfetto. Ok. Quindi si vede e si sente. Saluto Luigi Calabrese, Giuseppe Russo, Alfredo Travassi. Bene ragazzi, grazie di essere così tanti, non pensavo che ci fosse così interesse, ma probabilmente anche il mondo degli investimenti immobiliari ha il suo spazio. Allora, ho attivato anche Instagram così riuscirete anche voi a vedermi, purtroppo me l'ho dimenticato, stavo dicendo che in questi giorni ho dovuto ricavarmi un angoletto a casa perché in ufficio non c'è più la possibilità di accedere, come ieri ha detto il Presidente del Consiglio, e quindi iniziamo a fare insieme due parole su quello che potrebbero essere gli scenari futuri. Dico potrebbero perché? Perché ci troviamo in una situazione nella quale non ci siamo mai stati, purtroppo. E quindi dobbiamo far fronte ad un'emergenza, innanzitutto sanitaria, incredibile, ma insomma è inutile che ve ne parlo perché i bollettini, i telegiornali li vediamo tutti ogni giorno. Ma ci sarà anche da far fronte una volta che usciremo da questo periodo buio, perché comunque non dimentichiamoci che per tanto che possa essere buio questo periodo, ci sarà sempre poi un'uscita, come c'è la notte e poi il giorno. Quindi la situazione sicuramente si evolverà, speriamo in tempi abbastanza rapidi, speriamo che vada tutto per il meglio, per quanto possa andare, perché veramente la situazione è difficilissima. Ma domani avremo a che fare con anche l'attività lavorativa e anche con la nostra attività di investitori immobiliari. Quindi ribadisco un attimo per chi si è collegato ora su Instagram che da oggi partiremo con una serie di webinar tutti i giorni per tenervi compagnia innanzitutto e anche per cercare di fare il punto su quello che potrebbero essere i vari scenari negli investimenti immobiliari. Lo farò con degli ospiti. Vi dico la prima settimana com'è composta. Allora, lunedì avremo Fabiano Testa, membro della community e del mio mastermind. Lui vive a Parigi. È un investitore immobiliare che fa investimenti in tutto il mondo. Quindi ha visto negli anni diverse tipologie di crisi, naturalmente non come queste, ma facendo trading e messa a reddito su medio, breve e lungo termine, ha un'esperienza molto grande. Quindi faremo un po' il punto della situazione di quello che potrebbero essere gli scenari italiani ed europei con Fabiano Testa. Martedì, cioè lunedì, martedì avremo Mirko Frigerio, che ci parlerà degli NPL e di come si può gestire questa emergenza Covid-19 in un mercato che, secondo il mio punto di vista, crescerà sempre di più, ahimè, dopo ne parleremo un pochino di più, ma comunque le procedure esecutive e le concorsuali tenderanno
nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ovviamente a crescere. Quindi faremo un po' il punto della situazione. Mirko, per chi lo conosce, è il massimo esperto in Italia di questo segmento degli NPL, quindi è una persona molto preparata che ci potrà dare delle indicazioni precise. Poi Mirko Frigerio, poi abbiamo domenica, non abbiamo ancora tutto il calendario perché lo staff siamo un po' tutti di corsa in questi giorni. Abbiamo domenica Francesco Cardone, che è il mio commercialista, e vi parlerà di come si potrà ripartire sempre dopo questa emergenza, quindi come si deve strutturare un investitore immobiliare, qual è il vestito giusto, parliamo di società, parliamo di quello che saranno le tecniche da mettere in campo per poter affrontare il post emergenza. Poi lunedì 30 avremo Matteo Ferrari, anche Matteo è un membro della community, un investitore immobiliare che fa cose veramente di nicchia, molto particolari, quindi lui segue dei segmenti che normalmente non vengono molto gestiti. Per esempio, lui ha fatto degli investimenti su palazzi nobiliari, li ha riqualificati, fa investimenti in diverse zone d'Italia, per esempio ha preso dei trulli che erano mucchi di sassi, non c'era più nulla, e li ha trasformati in residenze da sogno. Quindi vi parlerà un po' di nicchie diverse negli investimenti immobiliari rispetto a quelle che noi normalmente conosciamo. Quindi faremo il punto. Adesso questi sono alcuni degli ospiti, lo staff sta inserendo tutto, per esempio avremo aziende come Edilizia Acrobatica, magari qualcuno di voi la conosce, e ci racconteranno un po' come si sono inventati questo modello di business e in questo momento cosa stanno facendo per affrontare le difficoltà. Cercherò di portare sia investitori immobiliari che professionisti legati al settore immobiliare, quindi prevalentemente sull'edilizia, che possono dare consigli e suggerimenti su come gestire il post emergenza. È molto importante. Oggi stiamo vivendo un momento assolutamente drammatico e non serve che ve lo dica io. Domani avremo delle difficoltà non più sanitarie, ma economiche, e quindi dobbiamo capire veramente al meglio quali potrebbero essere i passi giusti. Poi naturalmente nessuno ha la sfera di cristallo, noi siamo qui per cercare di dare un altro punto di vista, di modo che chi ha la possibilità di confrontarsi ha più punti per vedere la cosa ed ha un po' più di libertà, perché se uno ha soltanto la propria idea difficilmente è libero, invece se riesce a sentire anche idee di altre persone che poi dopo tutto hanno un certo ruolo all'interno degli investimenti immobiliari, uno dice ok, con due o tre punti di vista posso prendere una decisione migliore piuttosto che soltanto con il mio. Allora, intanto se mi date anche un feedback qui su Instagram, ho venduto casa, ecco, ok, ho venduto casa con edilizia acrobatica, addirittura gli hanno venduto la casa. Bene, allora, iniziamo un po' a fare questa chiacchierata insieme. Tra l'altro, se volete nei commenti scrivetemi alcune domande, se ne avete, nel limite del possibile cercherò di rispondervi. Allora vedi il post, scusate ma purtroppo qui ho un computer, un portatile che non è quello che uso normalmente e non sono proprio al meglio con tutto quanto, perché non me lo fa vedere? Forse allora, così? Vedi il post. Allora aspettate, forse così mi fa vedere i commenti, no? Sì. Ok, fantastico. Abbiamo anche i commenti, così qui riesco a leggere i vostri commenti. Aspettate solo un attimo, perché è un po' piccolino. Ok, allora, tanto Matteo scrive, sarà un piacere essere un tuo ospite. Assolutamente, Matteo, il piacere sarà sicuramente mio. Iniziamo a fare un piccolo ragionamento. Cosa ci aspetterà domani nel nostro mondo, in quello degli investimenti immobiliari? Sicuramente sa un mercato diverso. Cosa intendo per diverso? Dirvi cosa funzionerà, cosa non funzionerà è assolutamente impossibile, ma sicuramente, aspetta un attimo che chiudo, se no ci martellano così, sicuramente sarà un mercato differente. Immaginatevi solo questo, in un momento di difficoltà estremo mondiale come questo, è probabile che molte famiglie, molte aziende avranno delle difficoltà economiche appena finirà il problema. E quindi che cosa porterà questo? Porterà da una parte un aumento di quello che saranno le procedure esecutive, quindi un aumento di immobili all'asta, purtroppo. Un aumento di anche procedure concorsuali, perché ci sono anche le aziende che avranno delle difficoltà. Un'altra cosa che mi aspetto, facendo un'analisi così, perché comunque è un confronto quello che sto facendo con voi, facendo un'analisi di questo tipo mi aspetto anche una contrazione del numero delle compravendite. Cosa sta a significare questo? Sta a significare che cambierà il mercato.
cambierà il mercato perché se ci sono meno persone che possono acquistare, il mercato si sbilancia. Noi eravamo in una situazione in questi ultimi mesi interessante per alcune città, naturalmente non per tutte. Milano, sopra ogni città d'Italia, era quella che stava funzionando meglio in assoluto. Avevamo un ottimo mercato a Bologna, noi stiamo operando a Bologna, ottimo mercato a Torino, ottimo a Roma, insomma stavamo facendo delle cose veramente interessanti. A oggi cosa succede? Succede che le operazioni che abbiamo scusate, le operazioni che abbiamo in pancia ce le teniamo, ma non facciamo partire nulla di nuovo. Perché? Perché il mercato che affronteremo, per come la vedo io, sarà un mercato completamente diverso. E quando c'è un mercato diverso, è come se ripartissimo da zero, è come se un investitore dicesse: io sono di Genova, voglio iniziare a operare a Milano. A quel punto deve andare a Milano e si deve studiare tutto su Milano. E secondo il mio punto di vista, appena finirà questa crisi, che poi ci saranno degli strascichi naturalmente molto lunghi, cambierà tutto il mercato e ripartiremo tutti quanti da zero. Sarà necessario inventarsi delle nuove metodologie, delle nuove strategie per fare investimenti immobiliari. Adesso proviamo a fare un'analisi un pochino più grande. Gli affitti. Allora, gli affitti, secondo il mio punto di vista, avranno un trend in crescita. Non tutti, naturalmente. Gli affitti brevi, immaginiamo che avranno, lo sappiamo già, delle grosse difficoltà, perché lavorando con il turismo, la macchina del turismo è completamente ferma. Quindi affitti brevi soffriranno. Però gli affitti medi, che potrebbero essere quelli a studenti, manager, trasfertisti, affitti di questo tipo, secondo la mia previsione, poi magari non è corretta, però mi immagino una crescita importante per quanto riguardano questi tipi di affitti, anche perché se le persone avranno difficoltà economica, magari anche qualcuno che aveva la possibilità ieri di farsi un mutuo, oggi magari non più, se si deve spostare perché magari gli è nato un figlio, hanno bisogno di una casa più grande, se non possono permettersi un mutuo, andranno naturalmente in affitto. La situazione particolarissima è che molti associano quello che accadrà domani nell'immobiliare a un post-guerra. E secondo me non è corretto. Non è corretto perché? Perché quando accade una guerra vengono distrutti degli immobili. Quando distruggi un immobile, una delle macchine trainanti è quella dell'edilizia, perché ricostruisce, quindi c'è necessità di ricostruire, si riattiva un pochino tutto. Io non vedo questa visione, perché vorrebbe dire costruire ulteriormente rispetto a quello che abbiamo. Sappiamo già bene che abbiamo edificato molto in Italia, probabilmente più di quanto serviva. E quindi non mi immagino che riparta la macchina dell'edilizia, anzi mi aspetto una nuova contrazione per quanto riguarda la nuova costruzione, mi aspetto una crescita degli affitti, questo assolutamente sì, e un mercato che perlomeno nell'inizio, subito quando alzeranno le serrande nuovamente le agenzie immobiliari e i notai, un po', come posso dire, senza controllo, perché mi immagino persone che abbiano necessità di vendere l'immobile. Quindi magari sono disposti ad abbassare i prezzi velocemente perché hanno bisogno di liquidità. Quindi un po' di casino a scendere. Poi anche un po' di casino a salire. Perché? Perché comunque l'immobile in Italia è un bene rifugio. E il bene rifugio, cosa succede? Le persone mettono denaro nell'immobile. Quindi c'è il rischio, la probabilità che ci siano persone che comprino anche un pochino fuori prezzo in altezza, persone che svendono a ribasso perché hanno bisogno di liquidità, tanti che si tirano indietro. Io ho saputo di persone che, piuttosto che perdere la liquidità in questo momento, hanno deciso di perdere le caparre su quello che erano le proposte fatte. Quindi, situazione di caos. Mi immagino questo. Per le prime settimane, i primi mesi, un po' di casino, quindi un mercato incerto. Secondo il mio punto di vista, inizieremo a capirci qualcosa verso fine anno, non prima. E da qui a fine anno uno può dire: cavoli, ma che caspita faccio in tutti questi mesi? Bisogna, almeno noi con le nostre aziende, siamo alla finestra, stiamo navigando a vista, quindi stiamo aspettando ogni minimo movimento per capire come spostarci. Noi fortunatamente abbiamo diverse aziende verticali, alcune in affitti, alcune sul trading, alcune sui frazionamenti, insomma, cambi di estensione d'uso, in diversi segmenti, e abbiamo fermato un attimo tutto, perché diciamo che okay, gestiamo quello che abbiamo in pancia, quello che abbiamo progettato prima di questa situazione, e poi per approcciarci a questo mercato attendiamo gli sviluppi. Bisogna capire cosa succederà anche a livello internazionale, perché non dimentichiamoci che la nostra nazione è legata all'Europa e legata a tutto il mondo. Quindi
l'Italia è formata da piccole e medie imprese e da imprenditore vi dico che questo è un momento delicatissimo perché non molte aziende hanno la possibilità di sopravvivere per una serie di mesi senza avere ricavi. Quindi questa situazione porterà dei cambiamenti soprattutto per le aziende e anche per gli investitori immobiliari che non hanno ancora una presenza web, che non hanno qualcosa di digitale che li rappresenti. Voi provate a fare una riflessione su questo. Se la vostra attività è esclusivamente offline, in un momento come questo non potete fare nulla. Se voi avete un'attività che ha una parte online, perlomeno potete continuare, se non avete prodotti da vendere, potete continuare a comunicare con i vostri clienti. Comunicare in questo momento è di fondamentale importanza. Ne ho parlato anche con tutti quanti i miei soci, ne ho parlato anche all'interno della community. Questo è il momento nel quale, sappiamo bene, è necessario formarsi, darsi da fare, impegnarsi, cercare di migliorarsi, assolutamente sì, ed è anche un periodo nel quale è di fondamentale importanza stare vicini alle persone, stare vicini ai nostri clienti. Se voi siete degli investitori immobiliari e avete una serie di agenti immobiliari con i quali lavorate normalmente, chiamateli, telefonate a queste persone, sentite come stanno loro, come stanno i loro parenti, cercate di mantenere un rapporto anche in una situazione di questo tipo. Voi guardate quello che sta succedendo in questi giorni. Sinceramente non me lo aspettavo a livello internazionale. La Cina sembra che sia uno dei paesi che ci sta aiutando di più. Ci manda medici, ci manda mascherine. Cioè un momento di crisi nel quale qualcuno ti aiuta. È come quando sei in difficoltà personale, economica, e se c'è qualcuno che ti dà una mano, ti aiuta anche soltanto, non dico economicamente, ma anche semplicemente con una telefonata, standoti un pochino vicino, quando riportirà tutto è probabile che vi ricorderete di queste persone ed è probabile che se dovete fare un business, dovete sviluppare qualcosa, magari lo fate più volentieri con questa persona che vi è stata vicina nel momento di difficoltà. Quindi questo momento è uno nei quali vi suggerisco di stare vicini ai vostri collaboratori, al vostro team, alle persone con le quali normalmente avete rapporti, ma che in questo momento non ci sono. Fortunatamente abbiamo il digitale che ci permette di sentirci, di vederci. Noi ieri abbiamo fatto l'appuntamento del Mastermind, che è un percorso che facciamo di 12 mesi. Normalmente noi facciamo uno a Torino e uno a Cagliari. Non ci siamo potuti muovere, l'abbiamo fatto online. È vero, abbiamo perso la parte, diciamo, dell'emozionalità, perché comunque quando ti vedi c'è un altro tipo di approccio. Però abbiamo fatto tutto online, abbiamo registrato e a quel punto c'è la possibilità di rivedere tutti quanti i contenuti. Abbiamo perso da una parte e abbiamo comunque guadagnato dall'altra. Allora, fatemi un po' vedere qualche commento, se c'è qualche domanda, così man mano che andiamo avanti facciamo due parole anche. Allora, questo è scappato via, aspettate un secondo. Allora, perché non mi scorre? Abbiate pazienza, Allora, cosa state facendo per gli affitti universitari, Salvatore Dalì? Allora, gli affitti universitari li segue Andrea Vendola con la società Nideali e sta andando avanti molto molto bene, perché comunque, immaginati questo, anche in un momento di crisi, se tu sei un padre di famiglia, se tu hai dei figli, comunque hai a cuore quello che è, diciamo, la situazione di tuo figlio. E difficilmente sarà un taglio che andrai a fare quello relativo all'affitto. Quindi il discorso affitti a studenti, secondo me, reggerà e crescerà. Crescerà molto perché comunque i genitori, laddove possono, mandano i figli a studiare. Se devono andare in un'altra città, vogliono che vadano a stare abbastanza bene o al meglio che possono. E quindi lì non vedo nessun tipo di criticità, anzi, mi aspetto espansione perché immaginati questo, l'investitore, perché poi non guardiamo soltanto la parte di chi sarà in crisi economica, ci sono anche soggetti, aziende e realtà che hanno molta disponibilità economica e magari in un periodo come questo, dove la borsa adesso è crollata drasticamente, vogliono un bene rifugio, l'oro è ai massimi, quindi magari pensano all'immobiliare e l'immobiliare messa a reddito a studenti potrebbe essere una soluzione molto interessante, ma anche la messa a reddito, noi abbiamo un'altra società con Stefania Ignelzi che fa affitti a manager, trasfertisti e lavoratori. Immaginatevi quanti medici stanno arrivando in Italia, stanno arrivando dei militari, stanno arrivando un sacco di persone e quindi c'è interesse. Anche quello come mercato, l'affitto medio, come parlo di termine,
lo vedo molto molto bene. Ci sarà anche un incremento negli affitti, secondo il mio punto di vista, a lungo termine. Tante famiglie che magari volevano fare mutuo ma non potranno, l'opzione sarà l'affitto. Quindi cambieranno gli scenari, non so come, perché se qualcuno vi dice sarà così, secondo me se lo inventa, perché comunque nessuno ha la sfera di cristallo, ma cambieranno tantissimo gli scenari. Ci sarà sicuramente un mercato, ma completamente differente da quello che abbiamo visto finora. E secondo me sarà molto differente anche rispetto a quello che sono state le crisi passate. Perché? Perché se realmente tante famiglie vanno in crisi, se realmente tante aziende vanno in crisi, le banche giustamente richiedono di rientrare. Diciamo che queste persone non possono, quindi le banche si troveranno con un grosso problema, con una serie di immobili che dovranno portare in asta per cercare di recuperare. E quindi non so quali saranno le politiche di queste banche, se vorranno erogare ancora mutui o a chi li erogheranno in un periodo di questo tipo. Calcolate che, almeno quello che è la nostra esperienza in quest'ultimo anno più o meno, l'80% delle persone che anche aveva disponibilità economica aveva fatto mutuo. Perché? Perché era molto vantaggioso. Quindi questo era il mercato che c'era prima. Domani ci sarà un mercato diverso e... i nostri ospiti da domani in poi ci aiuteranno proprio in base alla loro visione a capire come possiamo prepararci. Io mi aspetto dei cambiamenti anche a livello operativo. Perché? Perché se qualcuno nella propria zona... Mettiamo il trading. Io ho sempre fatto prevalentemente trading, era quello che mi riusciva meglio. Ormai un paio d'anni ormai che non faccio più nulla perché mi occupo delle strategie e ci sono i miei soci che vanno avanti. Tra l'altro parleremo anche con Mattia, che ormai è il mio braccio destro sul trading in diverse zone, nei prossimi giorni. E che cosa succede? Che cambierà un pochino tutto quanto e a quel punto bisognerà valutare. Immaginatevi questo, meno mutui, se questo accadrà, ora non lo possiamo sapere, però potrebbe accadere che ci siano meno mutui, quindi meno acquirenti, meno disponibilità economica perché il tessuto è andato in crisi, di nuovo meno acquirenti. Se tu hai comprato ieri un immobile basandoti su un conto economico legato al mercato di ieri, domani potresti avere dei problemi. Come funzionano le crisi? Le crisi funzionano, immaginatevi, dall'esterno, immaginatevi una città. Quando va in crisi, la prima zona che va in crisi è la periferia. Più si va verso il centro, più è difficile che arrivi velocemente la crisi. Più si arriva poi nel centrale al massimo e meno ce n'è sempre di più, e più si salgono i piani e meno ce n'è ancora. Quindi se siete con operazioni centralissimi su piani alti con immobili, diciamo segmento lusso, più di tanto non mi preoccuperei. Se avete i pezzi unici, quelli qualcuno lo trovate sempre che ve li paga, e tutto il resto, cioè quello che è fuori dal centro, quello che è fuori da l'esclusività del pezzo, che secondo il mio punto di vista soffrirà e soffrirà molto. Allora vediamo un po'. Damiano dice: Giuseppe, non pensi che le università si potrebbero organizzare e cominciare a fare corsi online con esami random in sede, andando a mettere in sofferenza il settore affitti e studenti? Assolutamente sì. Questa è una cosa che potrebbe accadere, diciamo che poi torneranno sicuramente a studiare, ma il discorso del digital, anche lì cambierà le regole. Ovvio che noi siamo in un segmento, quello degli affitti a studenti, e abbiamo preso un segmento che era rimasto scoperto, medio-alto. Quindi abbiamo una nicchia piccola di studenti, siamo solo in alcune città dove ci sono sia italiani che stranieri fuori sede, e è una nicchia dove noi diamo una serie di plus che vengono pagati più delle stanze normali. Quindi andiamo a prendere una piccola nicchia in un mercato medio e sicuramente ci sarà questo cambiamento di cui tu parli. Essendo in una nicchia piccola però sono abbastanza tranquillo perché comunque... Chi vuole un bel appartamento con tutti i comfort di questo tipo, o chi vuole determinate cose, più o meno ci sarà. E a quel punto non sei sul mercato del prezzo, ma sei sul mercato della qualità. E questa cosa fa un po' la differenza. Ovvio che Andrea giustamente ha fatto dei calcoli in base a quello che sono le dimensioni delle università. Difatti in alcune città non ha intenzione di andare, ma lo ha detto prima ancora della crisi, perché lui dice: noi andiamo dove ci sono tanti studenti, poche stanze, e prendiamo solo la nicchia di quelli medio-alto spendenti. Quindi è una nicchia della nicchia. Ovvio che se mi fai la domanda su
tutti gli affitti a studenti, sicuramente potrebbe esserci una contrazione. Poi dipende molto dalla città, dipende molto dall'ateneo, perché poi sì, il corso online va benissimo e cambierà le cose, però quando si avrà nuovamente la possibilità di avere, diciamo, i professori in aula e parlare con loro, secondo me questa parte continuerà a funzionare. Alla fine l'essere umano ha bisogno di relazioni con le persone. Il digital sicuramente in un periodo di crisi come questo, che si protrarrà nel tempo, si adatta. Ma domani, insomma, adesso io vedo come li chiamano, gli aperichat, cioè sì, è divertente, è simpatico, ti fai l'aperitivo con l'amico a distanza e tutto, ma per quanto tempo può continuare così? Cioè finché c'è l'emergenza, finché c'è la crisi, ma dopo comunque hai voglia di vederti con le persone, hai voglia di stenderti la mano, di abbracciarti, quindi questa parte secondo me tornerà. Ovvio che cambieranno gli scenari, a quel punto bisognerà capire, bene, fino a ieri c'erano 1000 studenti fuori sede, e magari di questi 1000 erano 70 o 50 altospendenti. Adesso siamo andati in contrazione con il numero, anche gli altospendenti sono un pochino scesi, però essendo una nicchia, nella nicchia mi lascia abbastanza tranquillo. A carattere generale bisogna fare una valutazione a secondo del tipo di ateneo e di quello che offre il mercato. Ovvio che anche gli affitti a studenti vanno in saturazione se ci sono troppe stanze e se comunque si contrae il numero delle persone che vengono lì a studiare. Questo assolutamente. Allora, Alessandro Gorla dice: questa situazione ha creato un precedente, il discorso digital verrà sicuramente considerato, ma assolutamente. Allora, chi non è parzialmente digitalizzato è tagliato fuori dai giochi. Cioè, immaginatevi semplicemente i notai. I notai hanno creato, se non sbaglio, una piattaforma che si chiama Notar Chain per il discorso blockchain. E oggi, se ci pensate, è assurdo che con le aste telematiche, che con le firme digitali, non si possa rogitare a distanza un immobile, cioè non siano attrezzati con una piattaforma che permetta di compravendere un immobile attraverso il digital. Secondo me, chi svilupperà queste piattaforme, chi integrerà, perché adesso la gente ci arriverà per forza a questo, e ci sarà un cambiamento, cioè il comparto digitale è già cresciuto in questi anni in maniera esponenziale. Adesso, con questa situazione, immaginatevi solo i servizi di videoconferenze, le chat online, c'è, cioè la possibilità di magari scambiarsi i documenti con un qualcosa che li certifichi, magari attraverso proprio i notai, e poter sviluppare, già prima si poteva fare un contratto con la firma digitale, ma dove si arriva al notaio bisognava andare di persona. Se riescono ad utilizzare il digitale per poter comprare e vendere gli immobili, fanno un passo in avanti veramente notevole. E noi ne abbiamo bisogno. In questo momento siamo fermi, credo, con 7-8 atti con le aziende, perché dovevamo andare in questi giorni. Alcuni, ho sentito ieri Erika, lei l'altro ieri è riuscita a rogitare a Roma. Invece qui a Torino abbiamo avuto difficoltà, in altre città abbiamo avuto difficoltà. Quindi alcuni notai, parlavo con i ragazzi del Mastermind Sardo, dicevano: noi dobbiamo fare un atto, e la stanza è grande, ci sarebbe la possibilità, ma il notaio ha detto no, non si può fare. E questo è un fattore che determinerà un cambiamento, di sicuro. Tra l'altro, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, di modo che ci confrontiamo, perché anche i commenti possono essere utili per chi guarda la diretta anche dopo, perché così diamo degli spunti per far sì che le persone possano avere più punti di vista. Io vi sto dando il mio, voi mi state dando i vostri nei commenti. Insieme cerchiamo di formulare qualcosa che ci possa aiutare, perché la base di tutto oggi è essere uniti. Cioè, io sono stato probabilmente uno dei primi a condividere tutto quel poco che sapevo sui social, e le persone mi dicevano: ma tu sei pazzo, perché vai a regalare quello che ti sei sudato negli anni? Ti credi concorrenti? Io non la penso assolutamente così. Io sono convinto che condividendo si porta valore alle persone, di riflesso arriva dell'altro valore e si aumenta il mercato. Fateci caso, alcune zone dove ci sono pochissime agenzie immobiliari è probabile che ci sia poco movimento di mercato. Zone invece dove ci sono molte agenzie immobiliari, a volte anche una vicino all'altra, è probabile che il mercato li funzioni. Perché funziona in questo modo? Perché il mercato si apre più offerte ci sono nello stesso segmento. Guardate i centri commerciali. Ci sono dentro tanti negozi d'abbigliamento. Uno dice: ma ne basterebbe uno. Tanti negozi di borse, tanti negozi di scarpe. Perché? Perché più offerta c'è, più si attirano clienti, più il mercato cresce. E poi dopo tutto la condivisione accresce le parti. Cioè, io non avrei mai potuto aprire le aziende che ho aperto da solo.
L'ho potuto fare grazie alla community, grazie alle persone che ho conosciuto, grazie ai contenuti che ho diffuso e tante cose che ho imparato e che continuo ad imparare. Quindi il diffondere mai come questo momento diventa importante. Quindi se anche voi avete delle conoscenze, delle competenze, noi lo faremo durante questi webinar, naturalmente gratuiti, non abbiamo chiesto meno, non abbiamo chiesto niente a nessuno. Perché? Perché è un momento nel quale ritengo sia utile, indispensabile, condividere il poco sapere che abbiamo uno con gli altri, ci sono persone che ne hanno veramente molto, per cercare di migliorarci, di crescere, di essere più uniti, di trovare soluzioni. Abbiamo bisogno di soluzioni in questo momento, abbiamo bisogno di visioni, abbiamo bisogno di poter prepararci per uscire da questa problematica. Avremo un periodo difficile davanti. Cioè i fatturati di ieri, penso che la maggior parte delle aziende, degli imprenditori e degli investitori farà fatica a riaverli, quindi se li dovrà riconquistare un passo alla volta, magari cambiando anche situazione, magari cambiando modalità, cambiando tipologia di investimento. Ed è proprio un po' questo il mood di quello che stiamo facendo, cioè cerchiamo di capire insieme cosa nascerà. Se arrivassero domani, se il mercato cambia, si abbassa, si contrae tantissimo il numero delle compravendite, gli acquirenti diventano pochi, con molto denaro, e hanno un paniere grandissimo di immobili, cambiano gli scenari in questo caso, perché a quel punto il trading, non dico che si paralizza, ma veramente avrà delle grosse difficoltà, perché non sappiamo quanto possiamo realmente vendere e a chi vendere. Se ci sono dei grossi gruppi d'acquisto che hanno tanto denaro e possono permettersi di acquistare e lasciarlo lì fermo per 5, 10, 15 anni a reddito, diventano dei competitor fortissimi per chi deve comprare, ristrutturare e vendere in un lasso di tempo breve come facciamo noi con alcune aziende. Quindi questa parte secondo me cambierà tantissimo. Andrea dice, noi operiamo su Catania, abbiamo acquirente di un nostro immobile che risiede a Milano, stiamo provando a rogitare a distanza con una procura inviata via PEC. Beh, Andrea, vedi, ci sarebbero anche le modalità, però servirebbe una piattaforma, cioè secondo il mio punto di vista i notai dovrebbero avere una piattaforma digitale dove possono rogitare in qualsiasi situazione, perché è vero che loro sono geograficamente circoscritti in una zona, ma se il cliente acquirente o il venditore è da tutt'altra parte, con una piattaforma digitale si potrebbe chiudere molto velocemente. Sarebbe più facile per loro, sarebbe più veloce per tutti quanti. A me è capitato più volte di fare atti in tribunale, specialmente quando si fanno le contestuali vendite, che poi si fa la chiusura dell'esecuzione immobiliare, del pignoramento e quant'altro. A volte ho rogitato in ospedale, ahimè, in banca si fa molto spesso, però anche in posti sui davanzali del tribunale abbiamo rogitato diverse volte. Se ci fosse la possibilità di arrivare a farlo digitalmente, non credo che sia così complicato in un'era come la nostra, si agevolerebbe tantissimo il discorso della compravendita. Poi bisogna capire bene quello che sono le necessità dei singoli. Allora, Valerio dice, secondo te l'offerta aumenterà? La mia idea è che in un momento di crisi si cercherà di vendere. Guarda Valerio, sicuramente ci saranno persone che hanno bisogno di liquidità e quindi vogliono vendere, persone che hanno il capitale, e in quel caso, ahimè, non è più un mercato bilanciato. Se questo sarà lo scenario, sarà sbilanciato, perché saranno meno quelli che hanno possibilità di comprare e più quelli che hanno possibilità di vendere e bisogno di vendere. Quindi in un mercato così, per quello che è la mia esperienza, se dovesse essere questo lo scenario, per quello che è la mia esperienza, accade una cosa, che anche chi non è un addetto ai lavori e stava per comprarsi casa, magari aveva la disponibilità, il mutuo, tutto quello che gli serve, nel momento in cui si innesca una visione di crisi, le persone che acquistano vogliono fare l'affare. Questo è sempre accaduto. Quindi se erano disposti a pagare 250.000 euro l'immobile ieri, se domani lo scenario sarà quello di molti vendono perché hanno bisogno e sono soltanto più pochi che possono comprare, quindi grande offerta e poca richiesta, a quel punto chi compra vuole fare l'affare e non è più disposto a pagare quella cifra, anche se prima lo era, vuole pagare meno, e quindi si innescano dei meccanismi che sono diversi e lì bisognerà operare in maniera differente. Però, come vi dico, sono idee, cioè sono visioni, non sappiamo quello che accadrà domani, non sappiamo se ci sarà una patrimoniale, se metteranno le mani nei conti correnti, non sappiamo se erogheranno, se stamperanno moneta, come mi auguro, perché comunque siamo legati all'Europa, cioè se la situazione permane così, cioè, potremmo andare in un attimo in default, Italia, Spagna, Portogallo, così senza neanche pensarci, cioè quindi
Mi aspetto e mi auguro che i governi e la comunità europea si muova nel modo giusto. So che è difficilissimo, so che è una situazione di estrema crisi, ma mi auguro che prendano delle strade anche difficili, ma che aiutino a ripartire, perché questo è veramente importante. Cioè, noi fino a ieri stavamo quasi tutti molto molto bene e non ce ne rendevamo nemmeno conto. Oggi stiamo toccando che tutte le cose che facevamo, tutto quello che c'era prima, probabilmente era buono e non ce ne accorgevamo. Però è sempre così. Matteo dice, i mutui arriveranno a tassi negativi? Anche questa è una domanda da 1 milione di euro. Arriveranno a tassi negativi? Non si sa. Stamperanno moneta? Non si sa. Cioè, che cosa accadrà? Ci sono una serie di scenari che sono ignoti ai più. E quindi, ma anche questa situazione, cioè, se voi guardate come è stata presa un po' da tutti, alla leggera, ma sì, è un'influenza, ma sì, cioè, sta cambiando il mondo questa situazione. Quindi, quello che accadrà domani è difficile da pronosticare. Quello che possiamo fare oggi, però, è unirci, parlare, ragionare, prepararci, cercare nuove soluzioni a nuovi problemi, perché non parliamo di vecchi problemi, parliamo di nuovi problemi. Quindi la parte digital, come si diceva prima, secondo me sarà fondamentale in tantissimi settori, tantissimi. Perché comunque ti accorgi che se ti bloccano il contatto e non hai un supporto digitale per continuare a fare questa cosa, sei tagliato fuori dai giochi, sei tagliato fuori dal business, sei tagliato fuori dalle amicizie, da qualunque cosa. Quindi la parte digitale sicuramente, chi non l'ha ancora implementata, parlo di investitori immobiliari, parlo comunque anche di aziende. Immaginatevi questo, le agenzie immobiliari adesso sono tutte quante chiuse, perché non possono fare diversamente. Ma se ci fosse stata una predisposizione al digital, dove nel momento in cui andavano a fare, che ne so, la visita, riuscivano a fare un video, avere una piattaforma dove magari tu puoi dialogare costantemente con l'agente immobiliare, fargli domande, lui ti risponde magari da dentro la stanza, cioè trovare delle cose nuove, innovative, che permettono una sorta di open house digitale. Cioè, in questi giorni, prima che chiudessero le agenzie, negli immobili vuoti, si poteva organizzare una cosa di questo tipo, no? Attraverso, se tu sei un agente immobiliare che hai una predisposizione al digital, hai magari tutta la tua lista clienti, clienti caldi, clienti freddi, organizzata bene, in un momento nel quale non puoi andare a visitare un immobile, c'è una tecnica che usano negli Stati Uniti, che ha portato Remax, penso in Italia, che è quella dell'open house. Tu puoi fare un open house come se fosse questa live. Quindi, se immaginate io fossi l'agente immobiliare dentro l'appartamento di interesse di tutte queste persone e spiego, descrivo, faccio vedere, io ci sono, voi non potete perché non c'è la possibilità di muoversi, lo facciamo in remoto, però sono dentro e vi rispondo ad ogni domanda mentre sono qui. E se qualcuno mi dice, mi fai vedere cosa c'è dietro quella porta? Ma quanto è alto il soffitto? Ma il battiscopa come me? Se tu dai tutte queste informazioni, fai sì che la persona interagisca con te e possa avere una visione diversa e possa essere più interessato all'acquisto dell'immobile. Quindi ci sono moltissime opportunità nei momenti di crisi. Tutto sta nel trovarle e nel capire quali potrebbero funzionare o quali no. Allora, Giuseppe dice, ciao Giuseppe, con il nuovo decreto Salva Italia, le banche potranno portare le perdite da NPL in detrazione? Questo darà la possibilità ai sofferenti di chiudere a proprio favore il debito. Sicuramente ci saranno molti nuovi in sofferenza, ma la banca, potendo portare in detrazione, darà un colpo al mercato. Allora, guarda Giuseppe, di questo ti dico, tieni la domanda calda, perché ne parliamo con Mirko Frigerio. Io tendo a non parlare mai di quello che non conosco e che non pratico. Piuttosto porto chi è il massimo esperto in quel settore. In questo caso abbiamo il massimo esperto italiano, che è Mirko Frigerio, quindi ti dico, aspetta che ti dico quando ci sarà Mirko, così se ti vado l'appunti, ma poi lo posteremo anche sui vari social, martedì 24 alle 21. Con Mirko potremo trattare questo argomento, perché sicuramente è la persona giusta che ti potrà rispondere. Lui è in contatto diretto con le banche, lui insomma vive quel mondo in maniera molto approfondita. Quindi io non so risponderti, e ne parliamo poi con lui, che sicuramente ci potrà dare delle indicazioni precise. Vedo Daniele, ciao Daniele. Giuseppe, penso che tutti i segmenti avranno delle contrazioni, il commerciale ne risentirà molto di più dell'abitativo, quindi si creerà un divario maggiore tra commerciale e abitativo. Assolutamente sì, Daniele. Daniele, tra l'altro,
per chi lo sa, il mio socio, il 9-6, che si occupa di cambi di estensione d'uso. Stiamo cercando anche noi le strategie di capire come sarà questo mercato, come ci possiamo preparare per essere veloci, perché poi cos'è importante? Se noi stiamo attenti a quello che sono le evoluzioni che capiteranno, quali sono gli scenari, quali sono i mercati che si apriranno, se siamo pronti ad implementarli, magari siamo proprio lì alla finestra, pronti con tutte le risorse, il team pronto, tutto quanto, e scattiamo nel momento in cui intravediamo uno spazio, abbiamo un vantaggio competitivo, perché la maggior parte delle persone magari attende, dice, beh, aspetta un attimo, vediamo come si muove, ok, quello è partito, sta andando bene, quello... Nel momento in cui tu ti organizzi e parti, è già troppo tardi. Quindi stiamo cercando proprio di gestire al meglio tutta questa situazione, o perlomeno al meglio, cercando di fare quello che c'è possibile. Sergio Pischi dice, sono già a tassi negativi, ma è possibile che le banche vendano mutui a tasso negativo? Imposteranno com'era un tasso floor minimo? Ma guarda, Sergio Pischi, sinceramente questo non te lo so dire. Ho sentito parlare di Covid bond, ho sentito parlare di diverse cose, quindi la parte economica e finanziaria è tutta in fermento in questo momento. Ma credo che gli stessi professionisti del settore abbiano una grande difficoltà nel capire cosa fare in questo momento. Perché se vi immaginate lo scenario, è pazzesco, cioè non era mai accaduta una cosa di questo tipo. Noi siamo in Europa tra i primi ad aver subito in maniera devastante questa situazione. Ipotizziamo che da qui a un determinato periodo, non ve lo so quantificare quale sarà, andiamo in una situazione dove si può ritornare a vivere quasi normalmente, perché ci vorrà un po' di tempo prima che torneremo a far tutto. E magari le aziende che sono riuscite a rimanere a galla con grande difficoltà sono pronte per ripartire, ma magari queste aziende lavorano con altri paesi, i quali hanno innescato questa tremenda situazione più tardi rispetto a noi. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui noi saremo pronti, se lavoriamo con loro e loro stanno vivendo il dramma che viviamo noi, saranno chiusi, saranno bloccati, non potremo lavorare. Quindi questa situazione credo che gli economisti, i capi di governo la stiano considerando al meglio e si stanno scervellando per trovare una soluzione, perché comunque non possiamo lasciar cadere tutto. Cioè, questa è una cosa che riguarda tutto il mondo. È come se fosse capitata una guerra che ha mandato in guerra tutto il mondo. Cioè, è assurda la cosa, non è mai successa una cosa di questo tipo. Senza aver devastato nulla, solo le vite delle persone, ahimè. Solo. C'è gente, lasciamo perdere, che è una situazione drammatica, parla di immobili che forse è meglio. Allora, dice, ci sono agenzie che stanno già mettendo in atto visite virtuali con contratti digitali. Sarà il futuro? Assolutamente, Federica. Questo, secondo me, aiuterà a migliorare quello che c'era prima, per alcuni versi, perché comunque porterà dei vantaggi, porterà delle soluzioni migliori. Nasceranno, secondo il mio punto di vista, nuove professioni. Immaginatevi una situazione di questo tipo. Grandi gruppi d'acquisto, italiani e stranieri, desiderano comprare in Italia, perché l'Italia è uno dei paesi più ambiti per quanto riguarda l'immobiliare. Quindi, che cosa potrebbero fare? Potrebbero dire, ok, noi abbiamo bisogno di acquistare, però vogliamo acquistare e mettere a reddito. Non abbiamo magari gli uomini e le donne giuste sul territorio, ci servono dei professionisti che ci possono seguire nel acquistare e gestire questi immobili. Lì nasce un'opportunità, perché magari normalmente a chi si affacciavano? Soltanto a determinati player. Però se nascono delle categorie nuove di persone che offrono un servizio di questo tipo, secondo me per alcuni frangenti potrebbero diventare interessanti, però sempre diventa posizionarsi, essere tra i leader di mercato, comunicare e lavorare online, perché altrimenti puoi essere Diego Armando Maradona, ma se giochi a calcio nell'oratorio della scuola nessuno ti vede e non diventerai mai un campione del mondo. Allora, Mauro dice, sì, la piattaforma sarebbe ideale, ma in attesa può fare anche scambio di procura. Sì, ma assolutamente. Allora, Andrea, la procura, tutte queste le abbiamo fatte mille volte. Cioè, noi ciclicamente, quando Mattia non riesce ad andare a Roma, la procura Erika compra per noi. Cioè, lo si può fare. Digitalizzarlo e alleggerire, rendendolo più fruibile, secondo me porterebbe un vantaggio per molti. Allora, perché è impossibile in altri paesi, esistono già, così adesso stanno parlando di tassi negativi, io sinceramente su questo non ci entro perché è una materia che conosco abbastanza poco. Allora,
prendiamo ancora un paio di domande. Posso dire, secondo me si farà l'affare nell'acquisto, ma anche il prezzo di vendita sarà più basso rispetto ad ora. Dipende, Fausto, dipende molto da quello che succederà, chi sarà a vendere e chi sarà a comprare. Cioè, gli attori del mercato, secondo il mio punto di vista, potrebbero cambiare. E se cambiano, cambiano gli scenari. Quindi diventa tutto un pochino diverso. Prova a pensare soltanto a alcune realtà, come potrebbero essere Londra. Londra ha dei prezzi a metro quadro assolutamente proibitivi per la maggior parte delle persone, quindi comprano fondi, comprano realtà diverse e mettono a reddito. A Manhattan, se vuoi comprarti un appartamento, ci vogliono dei capitali importanti, sono in mano a determinate realtà e vai in affitto. Quindi bisognerà vedere che cosa sarà l'evoluzione di questo periodo e percorso, perché come dicevo prima, ci sono realtà che hanno grandissimi capitali e se le persone che muovono il mercato normalmente avranno difficoltà di accedere al credito o non riusciranno, e ci saranno persone che dovranno vendere perché hanno bisogno di liquidità, si va verso una situazione, uno scenario abbastanza particolare. Allora, che dice se l'offerta aumenta e prezzi... Ok, questo lo so. Allora, se Michele Cecere dice se l'offerta dovesse aumentare e i prezzi abbassarsi, non si rischia di avere anche meno margine trading? Assolutamente sì, Michele. Se questo fosse lo scenario, per il trading sarebbe molto, molto dura. Infatti noi stiamo cercando di capire quali saranno i segmenti sui quali puntare e come poterci reinventare in alcuni settori nei quali prima facevamo A, B e C e domani potremo fare D e F. Perché? Perché dobbiamo adattarci a quello che sarà la realtà che arriva. Cioè, domani, se qualcuno opera come oggi, a meno che non abbia una fortuna del mondo, ma rischia di schiantarsi. E chi ha la mentalità abbastanza aperta da dire ok, io oggi, anche se sono nella mia città, anche se questa è la via che conosco bene, anche se questo è l'immobile e ho comprato tre volte e ho venduto, so esattamente quello che fare o che facevo, è in difficoltà, perché se rimani radicato a quello che pensavi prima, per me ti puoi fare molto male. Vincerà domani sicuramente chi ha la mente abbastanza aperta da dire ok, io ieri ho fatto questo, ma adesso cancelliamo tutto. Si parte da zero. Questo è un nuovo mercato, anche se è la città che conosco. Questa è una nuova via, anche se è la via che conosco. Questo è un nuovo palazzo, anche se il palazzo e i prezzi metro quadro li conoscevo. Perché cambierà tutto. E allora se si riesce a dire bene, parto da zero, sono in una nuova città, cerco un nuovo modello di business, cerco una modalità che possa funzionare e la costruisco, questi saranno, secondo il mio punto di vista, gli investitori immobiliari che avranno più successo. Gli altri, se si radicano o se continuano con la mentalità, cioè i conti economici che noi facevamo prima, verranno rivoluzionati completamente. E paradossalmente non riusciremo ad avere dei prezzi di mercato prima di, penso almeno ottobre, novembre, cioè prima di fine anno non capiremo veramente come funzioneranno questi mercati, che cosa sta succedendo. E quindi si dovrà navigare a vista cercando di mantenere al massimo la liquidità delle aziende, cercando di trovare soluzioni digitali che possano sopperire in questo periodo nel quale abbiamo bisogno di tenere in piedi le società e poi andare avanti. La vedo così io, cioè non, in questo momento non vedo altro che mantenere al meglio la liquidità che c'è nelle società per dare un tempo più lungo. Cioè, da imprenditore vi dico che con le aziende stiamo valutando qual è la temporalità di vita senza ricevere ricavi delle nostre società. Ma è ovvio che sia così. Si cercherà di puntare sul digital per avere comunque un'entrata anche da quello, nel limite del possibile, perché anche nell'immobiliare si possono fare queste cose, e poi valuteremo giorno per giorno. E ci vorranno non delle settimane, dei mesi prima di capire quello che sarà il nuovo mercato. Almeno questa è la mia visione, perché non posso pensare domani di fare quello che facevo ieri. Cioè, sarebbe veramente assurdo, perché questa cosa ha cambiato il mondo e dobbiamo esserne consapevoli. Bene, allora, prendiamo ancora qualche domanda, poi vi saluto. In questo momento, dice Christian, insomma, in questo momento la cosa più saggia è attendere, sia in acquisto che in vendita. Usare questo tempo per acquisire competenze in modo tale da essere in grado di adattarsi e di ingegnarsi sugli scenari futuri che nessuno oggi può prevedere. Assolutamente d'accordo con te, Cristian, la penso assolutamente allo stesso modo. Intanto Daniele Faretra dice, alcune agenzie sono attrezzate con video, immagini 3D e tutta l'operatività digitale. Sì, ce ne sono, Daniele, forse non ancora abbastanza, per essere sincero, perché alcune sì, sono già attrezzate, altre un pochino meno. Però, insomma, questo sarà un momento nel quale potranno riflettere, perché alcuni probabilmente chiuderanno.
non solo agente immobiliare, ma in tutti i settori. E chi rimane si dovrà riorganizzare in parte, se non lo ha già fatto, portando nuove modalità operative che potranno gestirsi anche in remoto. Questo forse è un po' la chiave di tutto quello che potremmo affrontare nelle prossime settimane. Allora, non ho risposto a Paolo, ok, non importa. Questo è un ottimo video, ok. Tommaso Ormani dice, certamente nella maggior parte delle città il mercato sarà molto sbilanciato. In città dove la liquidità era alle stelle come Milano e Bologna probabilmente si riequilibrerà e tornerà una liquidità più accettabile. Allora, Tommaso, Milano è una piazza particolare. È una piazza particolare perché, immaginate questo, il mercato di Milano è cresciuto esponenzialmente non guardando nient'altro di quello che succedeva in Italia. Cioè, come unica città ha avuto un mercato suo. Visto da fuori, poteva sembrare quasi un mercato drogato, ma non era drogato da qualcosa di sbagliato, era drogato da soldi veri perché arrivavano investimenti da tutto il mondo. Era diventata in Europa una delle piazze più interessanti. E quindi domani che cosa accadrà? Si livellerà, scenderà? Cioè, diciamo che Parigi ormai era un po' satura, ma di questo poi ne parleremo con Fabiano, che lui insomma è molto preparato su questo argomento. Berlino era già anche... quella è una città abbastanza piena, Milano era diventata una delle più interessanti. Adesso cosa sarà? Che cosa accadrà? Difficile, difficile da dire. Molto difficile. Prendiamo anche un commento qui. Allora, Urge dice, ciao Giuseppe, cosa ne pensi degli affitti in Sardegna quest'anno? Ciao, grazie. Allora, guarda, se per affitti intendi affitti brevi, non posso pensare benissimo. Non posso pensare benissimo perché ti dico, guarda, c'è una persona all'interno del mio mastermind sardo di Cagliari che ha un'azienda di affitti brevi, Patrick Lai si chiama, e insomma abbiamo parlato proprio ieri, un sacco di disdette, cioè tutto fermo, quindi se tu parli e pensi agli affitti brevi non vedo una buona annata, cioè mi immagino che dal 2021 riparta un po', lui ha avuto disdette, gente che se ne sono andate e poi nessuna nuova prenotazione, poi se tu sei in quel segmento, lui mi spiegava che le OTA rimborsano chi ha fatto una ha prenotato direttamente, le OTA rimborsano e poi tu devi dare i soldi. Quindi il mercato per gli affitti, legati al turismo, in quest'anno tutto l'anno in estrema difficoltà. Il segmento affitti in quel settore, quello più in difficoltà, quello sugli affitti brevi. Alcuni varieranno se possono sugli affitti medi, non lo so cosa penseranno, però comunque l'affitto breve entro da qui alla fine dell'anno non vedo nulla di positivo, sinceramente. Bene, prendo l'ultima domanda e poi vi saluto, così vi do appuntamento al prossimo webinar che faremo. Vedo Angela Galan. Allora, ciao Angela, intanto, il pericolo che ci possano essere dei prelievi forzosi dei conti correnti conviene vedere in questo momento o metterli in stand-by le operazioni che adesso sono in fase di vendita? Allora Angela, anche qua ci sarà una patrimoniale? Chi lo sa? Ne parlano a volte sul web, però fonti ufficiali che hanno detto qualcosa non c'è stato nulla. Ecco, una cosa importante che vi consiglio, in questo momento di marasma totale, quando vedete una notizia indagate dalle fonti se realmente c'è un fondamento, perché un conto se si fa una chiacchierata nella quale è un purpale, un po' come stiamo facendo adesso, ok? Ipotizziamo alcuni scenari, valutiamo quello che potrebbe essere, sono idee. Quando invece si parla proprio di metteranno le mani nei nostri conti correnti, è successo questo piuttosto che quello, soprattutto in un momento delicato come stiamo vivendo, io lo faccio, lo dico la verità, vado sempre a vedere le fonti. Cioè, se c'è una notizia legata alla sanità, vado a vedere l'organismo superiore della sanità, cioè capiamo se arrivano dalle fonti reali. Spesso non sono reali queste informazioni. È ovvio poi che tutti in questi momenti provano a parlare di un determinato argomento perché magari l'hanno sentito, sono preoccupati, quindi c'è questa situazione. Mai come oggi è importante andare alle fonti per capire se quella notizia è realmente vera oppure no. Io sono convinto che stiano lavorando in maniera assidua e si stiano spendendo al massimo gli economisti, i capi di governo, perché devono trovare una soluzione. Cioè, non hanno alternative, non possono fare, secondo il mio punto di vista, giochi di potere in questo momento, perché il mondo è coinvolto. Quindi se vogliono tenere su quello che abbiamo avuto fino a ieri,
devono per forza trovare delle soluzioni, che potrebbero essere quelle di stampare moneta, potrebbero essere il discorso dei Covid bond e quant'altro, ma dovranno iniettare liquidità nel mercato per forza. Da lì poi il mercato immobiliare è uno dei beni rifugio, è uno dei beni trainanti, sicuramente sì, ma gli scenari è probabile che cambino. Quindi dobbiamo capire in breve termine quali saranno gli scenari che cambiano e adattarci velocemente. Darwin lo spiegava molto bene, non è la specie più forte, ma quella che si adatta, quella che vive più a lungo. Quindi dobbiamo cercare di adattarci a questo grande cambiamento. Bene, io vi do l'appuntamento per quanto riguarda il prossimo webinar con l'ospite che sarà Fabiano Testa. L'argomento sarà scenari internazionali nel business delle locazioni. Lui è, come vi dicevo, un investitore che ha investito e investe tuttora in diversi paesi del mondo, sia in trading ma anche in affitti, e quindi ci potrà dare una visione di quello che è oggi il panorama mondiale, non solo quello italiano, quello che sono le crisi che lui ha vissuto in passato, perché anche lui ha una ventina d'anni, forse più, che fa investimenti immobiliari, e quindi ci confronteremo. Se vi va di partecipare, ci vedremo lunedì 23 alle 21 con Fabiano Testa. Grazie per questa chiacchierata insieme, vi terremo in compagnia per 2 settimane di fila. Spero che possa essere sempre un momento di condivisione. Se stai guardando in differita questo live, magari scrivi nei commenti quello che pensi, perché più abbiamo informazioni, più ci arricchiamo, più ci confrontiamo. Ok? Grazie mille a tutti, vi auguro una bellissima domenica. Ciao! Vediamo se riesco a bloccarti. Diretta.